come la società che ha bisogno, come diceva il Presidente, ha bisogno di riaccendere la miccia della bomba che può esplodere da un momento all'altro, perché siamo tutti quanti, sia io che la piazza, la squadra, il mister, una bomba pronta a esplodere, perché abbiamo tutti quanti voglia di riscatto. Francesco Forte dalla Cremonese a Teramo, passando solo per un attimo per l'Inter, con la speranza via Teramo magari di tornarci. Ma sicuramente, io non nascondo di essere ambizioso, è ovviamente un sogno, però penso che con il lavoro, con l'impegno, soprattutto nei momenti difficili, non mollare mai e cercare sempre di dare quel qualcosa in più, perché nei momenti difficili bisogna dare qualcosa in più che manca evidentemente, perché altrimenti ci sarebbe stato un momento difficile. Quindi bisogna reagire, io sono pronto a mettermi in gioco e a dare, comunque a far vedere quanta voglia ho io di dimostrare il mio valore. Il presidente Campitelli ha detto: Forte è sempre stato il nostro primo obiettivo, per i gol che sono mancati fino adesso al Teramo questo pesa o dà più stimoli? Ma io penso che, come ha detto il Presidente, l'attaccante comunque deve subire certe pressioni e soprattutto anche deve prendersi le proprie responsabilità. Ovviamente io sono qui a disposizione della squadra e del mister, e quando verrò chiamato in causa darò il mio contributo e ovviamente il mio mestiere è fare gol, quindi bisogna buttarla dentro. Sabato l'Ancona, potevi essere dall'altra parte, alla fine l'ha sputata il Teramo, sarà una partita, si riparte col girone di ritorno, hai detto sono qui per disputare 17 finali. Sì, assolutamente, sono 17 battaglie perché purtroppo con la penalizzazione la posizione è quella che è, quindi sappiamo, i ragazzi li ho visti molto carichi, quindi sono molto contento di aver trovato questo gruppo. Ovviamente la partita con l'Ancona è una tappa fondamentale perché, come ho detto, tutte le partite qui alla fine saranno fondamentali, ma perché abbiamo secondo me le capacità di vincerle tutte quante.